In tale scenario, a seguito di un'inchiesta di Report annunciata con toni scandalistici, si è molto parlato della vicenda fornitura Camici, divulgata dalla più faziosa informazione con il refrain ripetuto all'inverosimile Dama, l'azienda del cognato del presidente, cui partecipa al 10% sua moglie Roberta. Ora se ne sta interessando la magistratura, che sembrava voler cercare un mio ruolo attivo nella fornitura di quei camici. E da pochi giorni ho appreso che mi attribuisce un ruolo nella cosiddetta trasformazione della fornitura da onerosa a gratuita. In realtà la vicenda è molto semplice e oso dire banale. Sapevo che Dama si era dichiarata disponibile a rendersi utile, ad offrire un contributo per rispondere all'emergenza Covid. Lo aveva già fatto in precedenti occasioni, ed anche la fornitura dei camici rientrava per me nell'ambito di tale disponibilità. L'assessore Cattaneo aveva interpellato Dama ed altri imprenditori sul territorio, anch'essi disposti a dare una mano. Tant'è che alla fine sono state coinvolte queste aziende nella fornitura e tutte e cinque le aziende che avevano dato la propria disponibilità e che avevano riconvertito le produzioni e che quindi si erano messe nelle condizioni di produrre camici per il sistema regionale, tutte e cinque le ditte che avevano dato questa disponibilità hanno visto acquistati le loro merci, i loro camici, con quantità e costi unitari differenti. Per esempio una fornitura di 600.000 camici al costo di 11,20 euro per un totale di 6.720.000 euro, o anche un'altra di 707.000 pezzi al costo di 6 euro per un totale di 4.243.000 euro, oppure ancora un'altra terza ditta al costo unitario di 9 euro. Per tutte queste aziende, che ringrazio per quanto fatto per i nostri operatori sanitari, è valsa la medesima procedura, attuata per tutti gli acquisti fatti dopo l'autorizzazione del Governo Regione Lombardia ad utilizzare la procedura semplificata di emergenza. Dei rapporti negoziali Aria Dama nulla ho saputo fino al 12 maggio scorso, data in cui mi si riferiva che era stata concordata una rilevante fornitura di camici a titolo oneroso. Sono tuttora convinto che si sia trattato di un negozio del tutto corretto, ma poiché il male, così come il bene, negli occhi di chi guarda, ho chiesto a mio cognato di rinunciare al pagamento per evitare polemiche e strumentalizzazioni. E devo dire che su questo aspetto sono stato facile profeta, e di considerare quel mancato introito come un ulteriore gesto di generosità. Non voglio entrare in altri particolari in questa sede. La magistratura sta lavorando proprio su questo punto, ipotizzando, secondo le ricostruzioni della stampa, una diversa ricostruzione relativa a un mio coinvolgimento nei fatti. Voglio solo dire fin d'ora che avevo spontaneamente considerato di alleviare in qualche modo l'onere dell'operazione partecipando personalmente, proprio perché si tratta di mio cognato, alla copertura di una parte dell'intervento economico. Si è trattata di una decisione spontanea e volontaria e dovuta al rammarico nel constatare che il mio legame di affinità aveva solo arrecato svantaggio ad un'azienda legata alla mia famiglia. E così quel gesto è diventato sospetto, se non addirittura losco. Non è vero che la rinuncia al pagamento definita donazione
con spirito del tutto irridente e poco nobile, sia dipesa dalla presenza di report che, secondo la stampa, già stava interessandosi alla fornitura dei camici. Report in realtà si è palesata con le prime domande sul punto il 1 giugno, quando erano trascorsi già 18 giorni. Io sapevo quel che sapevano tutti: in quel momento vi era una drammatica emergenza ed era in corso una ricerca spasmodica di presidi di protezione individuale. Ma ribadisco che nulla ho saputo dei rapporti negoziali a titolo oneroso fra Damm ed Aria fino al 12 maggio. Questo ho inteso esprimere quando ho affermato di essere completamente estraneo ed ignaro della fornitura onerosa in questione. Le cose stanno così e rimarranno immutabili nel tempo, a dispetto di chi vuole leggerle diversamente, stravolgendo la verità. Ho più volte ribadito che le critiche alle mie azioni di governo e alle mie scelte politiche sono legittime, anzi doverose, purché tengano conto della verità. Solo in questo caso sono utili e costruttive. Non posso tollerare che si dubiti della mia integrità e di quella dei miei familiari. Il mio coinvolgimento, se di coinvolgimento si può parlare, è quello qui illustrato, nulla di più, nulla di meno, se non il fatto conclusivo che Regione Lombardia non ha speso un euro per i 50.000 camici.